Buonasera, mezzanotte 36, breve edizione del nostro telegiornale. Partiamo con la politica perché il Movimento 5 Stelle ha dato il via libera sulla legge elettorale, sul modello tedesco dopo la consultazione online. D'accordo anche Lega e Forza Italia. Il PD si esprimerà nella direzione di martedì, ma a dividere i Dem restano i nuovi voucher. Da terna all'otto che era, la partita della legge elettorale potrebbe anche trasformarsi in una specie di passeggiata, specie ora che perfino i 5 Stelle sembrano sintonizzati sul cosiddetto modello tedesco con sbarramento al 5%, che non fa per niente felici tutti i piccoli partiti, in particolare quelli di Alternativa Popolare, soci di maggioranza del PD. Segnale di questa freddezza un incontro tra Alfano e Renzi, prima annunciato, poi smentito da Nazzareno. L'appuntamento ora è a martedì pomeriggio alla direzione, dove il PD farà conoscere ufficialmente la propria posizione. Mentre si attenua, almeno dentro il partito del segretario Renzi, la polemica sul ritorno dei voucher. Lo fa capire Orlando dopo il polemico abbandono dei suoi in commissione al momento del voto. È sbagliato risolvere la questione con un emendamento piazzato in una manovrina, dichiara il ministro della giustizia, ma escludendo future dissidenze parlamentari. Chi continua ad attaccare e a parlare di scelta eversiva è tutta l'area a sinistra del PD, in particolare l'articolo 1 MDP, che ha già annunciato il voto negativo in caso di fiducia. Si stringe il cerchio attorno alla presunta rete terroristica di cui faceva parte l'attentatore di Manchester, Salman Abedi. La polizia ha arrestato un uomo di 25 anni e un 19enne, portando a 13 il numero dei fermati. Secondo il ministro dell'interno britannico, Amber Rudd, la cellula che ha aiutato Salman Abedi a compiere la strage potrebbe non essere stata ancora del tutto smantellata. Intanto trovano conferme i legami della famiglia della l'attentatore con i jihadisti libici. A quanto pare, infatti, il fratello minore dell'autore dell'attacco, Hashem, arrestato a Tripoli, avrebbe fatto parte di una cellula che progettava assassinare l'inviato speciale dell'ONU per la Libia, Martin Köbler, attentato poi sventato dalle forze di sicurezza libiche. Parliamo di sport, perché ci sono stati tutti i verdetti del campionato di calcio nella giornata dell'addio di Francesco Totti. Il Crotone si salva e ad andare in Serie B invece è l'Empoli. Il Napoli vince con la Sampdoria, ma l'accesso diretto alla Champions lo guadagna la Roma battendo 3-2 il Genoa. Ma lo stadio poi è tutto di Francesco Totti. La liturgia laica che fa da cornice a Roma-Genoa vive il suo apice al 9° minuto della ripresa, quando la squadra di Spalletti faticosamente insegue l'Europa ed è inchiodata sull'1-1. L'ingresso di Francesco Totti così presto è un evento, proprio come la sua partita d'addio. Un po' di tensione nell'aria, l'imbarazzo di molti ripensando all'uso eccessivamente parsimonioso da parte del tecnico. Il capitano sembra in una camera iperbarica, con il groviglio enorme di sentimenti. Il Genoa non molla nell'altalena di gol, il Napoli dilaga con la Sampdoria e la Roma arranca fino al 90°, quando zanna la Champions con il morso di Perotti. A quel punto si libera la gioia e si può cominciare con la rappresentazione lirica dei sentimenti di una tribù che rende omaggio al suo sacerdote pagano. Francesco Totti torna dentro l'Olimpico da solo, la suggestione è fortissima e il suono non appartiene propriamente al palcoscenico del calcio. La pista d'atletica è la passerella d'onore, dove si concentrano le lacrime della gente per lui e i fischi per Spalletti e Pallotta. Ilari e i figli diventano il bastone per la commozione, i compagni di squadra sono i paggetti. Sono orgoglioso e felice di avervi dato 28 anni d'amore. E poi il microfono per ringraziare aggiungendo, statemi vicini perché adesso ho un po' di paura. Ed è stata una domenica da incorniciare per la Ferrari, che ha dominato con Vettel e Raikkonen il Gran Premio di Monaco. La gara è stata decisa dalla fermata ai box del pilota tedesco, ritardata per poter sfruttare al meglio le gomme a mescola ultramorbida. Il successo di oggi permette a Vettel di portare a 25 punti il suo vantaggio in classifica su Hamilton, giunto soltanto settimo. La Ferrari, che fra due settimane sarà di scena in Canada, torna in testa anche nella graduatoria costruttiva davanti alla Mercedes. E prima di chiudere, una notizia a suo modo inquietante che ci arriva dalla Spagna, dalla località turistica di Marbella, perché un'auto è salita sul marciapiede e si è scagliata contro la folla. Lo riportano i media locali, secondo i quali sarebbe stato arrestato un uomo di nazionalità inglese e sempre secondo i media l'autista dell'auto sarebbe stato ubriaco. C'è un particolare però, perché ancora più inquietante, girava alcuni testimoni
telefoni dicono per colpire più persone. Lo raccontano scioccati appunto i testimoni al Sun, che mostra le foto dei feriti a terra, soccorsi dalle ambulanze. Speriamo di non dover raccontare un'altra storia di terrorismo. È tutto per ora, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.